riunite le penne alpine a Valdobbiadene per il 41esimo campionato nazionale ANA di corsa in montagna. La manifestazione è iniziata sabato 21 ottobre nella piazza intitolata al 7° Reggimento Alpini. Gli alpini portano sempre gioia, ma soprattutto serietà quando organizzano eventi come questo a livello nazionale. Oggi siamo qui, partiamo dalla piazza da poco intitolata 7° Reggimento Alpini, ma intitolato a tutti gli alpini. Bello che si sia voluto fare qui a Valdobbiadene questa gara nazionale nel 2017, centenario di ricorrenza dell'anno della fame, che ha visto molti valdobbiadenesi morire di fame, oltre che profughi. Sono più di 500 i valdobbiadenesi morti a causa della fame nel 1917 e sono migliaia che hanno vissuto il profugato. Ecco, questa competizione vuole ricordare appunto il centenario dell'anno della fame. La giornata è proseguita poi con la sfilata per le vie del centro, l'alzabandiera e onore ai caduti davanti al monumento a loro dedicato. La manifestazione è quindi proseguita in piazza Marconi con il saluto delle autorità. Diciamo che è una manifestazione che ha registrato veramente una presenza e un'affluenza eccezionale. Siamo oltre 600 atleti che domani si confronteranno con lo spirito alpino, ma anche con lo spirito della competizione. Per noi è veramente un bel segno, perché in tanti anni di difficoltà credo che questa attività sportiva continua e abbiamo giovani che arrivano. Questo è un segno veramente importante per l'associazione. Domenica 22 è scattata la gara staffetta, vinta nella prima categoria soci alpini dalla sezione di Belluno composta da Claudio Cassi, Christian Sommariva e Daniele De Colò. Nella prima categoria soci aggregati, invece, dalla sezione di Feltre con Alberto Bertelle e Loris Minella. Continuità quindi anche per gli alpini? Continuità anche per gli alpini, anche se evidentemente il fatto di non avere più la leva ci crea qualche problema, ma direi che veramente ancora siamo in grado di tenere e di tenere veramente bene. Io questo è un segno importante, è un segno che i valori che noi testimoniamo sono valori che fanno presa e che permettono a chi ha fatto l'esperienza della leva con gli alpini di venire e di essere con noi e di partecipare e di testimoniare. Sono cose importanti per noi, veramente importanti.